Vediamo in questo video ancora esercizi sugli integrali. Allora, integrale di 2 fratto radice cubica di x in dx. Questo lo trattiamo come abbiamo fatto nel precedente video e quindi trasformiamo la radice a denominatore in un esponenziale. Quindi sarebbe a denominatore x elevato a un terzo, la portiamo al numeratore e cambiamo segno x alla meno un terzo in dx. Questo è uguale a 2 che moltiplica linea di frazione x elevato a meno un terzo più 1 fratto meno un terzo più 1 più la costante di integrazione c. Uguale ancora, ora meno un terzo più 1 è denominatore 3. 3 meno 1, quindi 2 terzi, uguale 2, linea di frazione, x elevato a 2 terzi fratto 2 terzi più c. Quindi 2, portiamo la frazione al numeratore, quindi la invertiamo, 3 mezzi che moltiplica la radice cubica di x al quadrato più c. Qui possiamo ancora semplificare il 2 con il 2 e otteniamo in definitiva 3 radice cubica di x al quadrato più c. Prossimo esercizio, integrale della radice di x per x più 1 in dx. Allora qui svolgiamo intanto la moltiplicazione e quindi abbiamo x radice di x che è sommata alla radice di x, cioè radice di x per 1 radice di x in dx uguale. Allora il primo termine lo trasformiamo in potenza. Abbiamo x che moltiplica x alla un mezzo più x alla un mezzo in dx. Quindi qui ricordo che c'è 1 come esponente, anche se non si scrive. Moltiplichiamo x per x alla un mezzo, significa sommare gli esponenti, quindi 1 più un mezzo fa 3 mezzi, più qui possiamo scrivere in dx e cercare la primitiva del secondo termine, quindi x elevato a un mezzo più 1 fratto un mezzo più 1, uguale, la costante integrazione la scrivo alla fine, uguale, integriamo anche il primo termine, x elevato a 3 mezzi più 1 fratto 3 mezzi più 1. Svolgiamo i calcoli. Un mezzo più 1 è 3 mezzi, quindi il denominatore lo portiamo al numeratore, giriamo la frazione e diventa 2 terzi, che moltiplica x alla 3 mezzi più la costante di integrazione. Uguale ancora. Il primo termine è x alla 3 mezzi più 1, 3 mezzi più 1 è denominatore 2, 5 mezzi, quindi 5 mezzi è l'esponente di x e 5 mezzi è anche il denominatore della frazione. 5 mezzi lo portiamo al numeratore, invertiamo la frazione e diventa 2 quinti, che moltiplica x alla 5 mezzi più ancora 2 terzi, per possiamo scrivere come radicale adesso, quindi radice quadrata di x al cubo più c. Quanto vi ricordo che per quanto riguarda l'esponente, il denominatore rappresenta l'indice della radice, mentre il numeratore l'esponente del radicando. Poi andiamo avanti nel conto, 2 quinti
Anche qui scriviamo come radice e quindi abbiamo la radice quadrata di x alla quinta più 2 terzi. Qui portiamo fuori, in quanto x al cubo si può scrivere come x al quadrato per x, e quindi abbiamo un x che moltiplica la radice di x più c. Facciamo la stessa cosa con il primo termine, x alla quinta è x alla quarta per x, quindi x lo lasciamo dentro la radice, portiamo fuori x alla quarta che diventa un x al quadrato e quindi è uguale in definitiva a 2 quinti x al quadrato per la radice di x più 2 terzi x per la radice di x più c. Okay, proseguiamo col terzo esercizio. Il terzo esercizio è l'integrale di radice di x meno 1 fratto la radice di x. Qui come prima cosa spezziamo la frazione, radice di x fratto radice di x è 1, meno 1 fratto radice di x in dx. Ora, per quanto riguarda il primo termine, abbiamo x, non sto qui a riscrivervi che la x è elevata alla 0, quindi x alla 0 più 1 fratto 0 più 1 sarebbe la primitiva, lasciamo x. E qui lo scriviamo l'integrale come integrale di x alla meno un mezzo, cioè trasformiamo in potenza con esponente negativo, in quanto portiamo al numeratore quello che era denominatore. Uguale, ora ancora x meno, calcoliamo la primitiva, x alla meno un mezzo più 1 fratto meno un mezzo più 1 più la costante di integrazione, adesso ce la mettiamo, quindi ancora uguale a x meno un mezzo più 1 è un mezzo. Quindi al numeratore abbiamo x alla un mezzo fratto un mezzo più c uguale x meno 2, portiamo un mezzo al numeratore e scriviamo il numeratore come radice, quindi come radicale, radice di x più c. Facciamo l'ultimo esercizio per questo video. Scriviamo integrale di radice di x meno 2 al quadrato fratto radice cubica di x in dx. Allora, come prima cosa svolgiamo il quadrato del binomio al numeratore. E otteniamo il quadrato del primo, che è x, meno il doppio prodotto tra il primo e il secondo, quindi è 4 radice di x, più il quadrato del secondo, tutto fratto radice cubica di x, in dx. Questo è uguale, possiamo spezzare la frazione e otteniamo da quella frazione tre termini. Allora, integrale di, li scriviamo subito tutti come potenze. X diviso radice cubica di x è x per x alla meno un terzo, meno, in quanto vi ricordo che radice cubica di x si può scrivere come x alla un terzo, la porto al numeratore e diventa x alla meno un terzo, devo cambiare il segno all'esponente. Secondo termine è meno 4 x alla un mezzo, radice quadrata di x è x alla un mezzo, per il denominatore è radice cubica di x, quindi come prima x alla meno un terzo, e poi 4 più 4
x alla meno un terzo, parentesi, in dx, uguale. Adesso non dobbiamo fare errori nel sommare gli esponenti, in quanto ciò che è moltiplicato come esponenziale della stessa base va sommato rispetto agli esponenti, quindi x 1 meno un terzo, 2 terzi, meno 4 che moltiplica un mezzo, meno un terzo è un sesto, quindi x alla un sesto, più 4 che moltiplica x alla meno un terzo. Siamo pronti ora per calcolare le primitive dei singoli termini, quindi abbiamo x elevato a 2 terzi più 1 fratto 2 terzi più 1 per il primo termine, meno 4 che moltiplica x elevato a un sesto più 1 fratto un sesto più 1, più 4 che moltiplica x alla meno un terzo più 1 fratto meno un terzo più 1 più la costante di integrazione c. Quindi uguale a denominatore è 5 terzi, 2 terzi più 1 è 5 terzi, numeratore è x elevato a 5 terzi, sempre 2 terzi più 1, meno 4 per linea di frazione, un sesto più 1 è 7 sesti, x elevato a 7 sesti al numeratore, più 4 che moltiplica meno un terzo più 1 è meno un terzo più 3 terzi, quindi 2 terzi a denominatore e come esponente del numeratore, 2 terzi più c, uguale x alla 5 terzi, ma prima abbiamo il coefficiente che portiamo al numeratore, quindi lo invertiamo, 3 quinti che moltiplica radice cubica di x alla quinta, meno 4 per 6 settimi, 4 per 6 settimi, per radice sesta di x alla settima, più 4 per 3 mezzi per la radice cubica di x al quadrato più c uguale. Allora, prima di scrivere il risultato finale, vediamo che x alla quinta possiamo scriverlo come x alla terza per x al quadrato. X alla settima possiamo scriverlo come x alla sesta per x, e quindi possiamo portare fuori da radice queste x che abbiamo segnato. Quindi abbiamo uguale 3 quinti x per radice cubica di x al quadrato meno 4 per 6 sesti è 24, per 6 settimi è 24 settimi. Portiamo fuori la x anche qui, e quindi per la radice sesta di x, qui semplifichiamo il 4 con il 2 e otteniamo 2 e 1, e quindi 2 per 3 è 6, più 6 radice cubica di x al quadrato più c. Bene, per questo video finiamo qui. In basso a destra trovate
trovi il tasto per iscriverti al canale, attiva la campanella in modo da essere aggiornato automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video. Se ti è piaciuto puoi lasciarmi un like. Io ti ringrazio, condividi sui tuoi social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere, perché no, il canale. In descrizione i miei contatti, mail, Instagram e Facebook. Grazie, un saluto e alla prossima.